ho sbagliato. Come vedete, davanti a noi c'è la polizia. Ma poi il primo libro è tutto vuoto, è tutto un fido. Che schifo. Signora, mi scusi, io avrei un poco di fame. Ok, vabbè, oggi salteremo il pranzo. Io voglio tornare a casa. C'è stato qualcuno che ha visto una donna portarsi una bambina piccola? Martina! Ragazzi, ciao a tutti. Allora, è da un po' che stiamo cercando Martina. Martina è scappata di casa, come avete visto nel video precedente, ok? La polizia la sta cercando. Io e papà Salvo siamo andati a cercarla, ma non l'abbiamo trovata. Quindi siamo ritornati a casa e adesso sto aspettando la telefonata della polizia. Allora, ragazzi, Martina è scappata di casa perché ha letto una lettera. Una lettera molto importante che io custodivo da tempo, ok? Ha letto questa lettera e praticamente ha scoperto delle cose che potete vedere nel video precedente. Adesso io sono qui impaziente, ragazzi, sono disperata veramente, io voglio andare di nuovo a cercarla, ragazzi, non riesco a stare tranquilla qui, non riesco, la polizia mi ha detto di restare qua, ma io non ce la faccio. Come fa una madre a rimanere tranquilla a casa mentre la figlia di soli 6 anni è in giro da sole? Ragazzi, non si fanno queste cose, non si fanno. Qualsiasi cosa succeda con i vostri genitori, dovete sempre parlare, ne dovete comunicare, dovete raccontargli quello che vi sta succedendo, perché altrimenti possono succedere dei veri guai. Adesso Martina è in giro da sola. Ragazzi, io non riesco. Papà Salvo è in giro, che la sta cercando a piedi, per tutte queste zone, la sta cercando e ancora non riusciamo a trovarla. Ragazzi, scusate, vado di là dal piccolo Leon, vediamo se si è svegliato. Nello stesso momento... Ragazzi, mi sono rifugiata qui nel sotterraneo. Sono scappata dalla casa della famiglia Missy, che non era la mia vera casa. E mia mamma non è la vera mamma. E quindi sono scappata e mi sono nascosta in questo sotterraneo. Qui c'è molto freddo e molta paura, sono da sola. Potrei uscire da qui, però se poi mi trovano... Ragazzi, ho molto freddo e molta fame. Mi sono voltata soltanto la coperta per la notte. E mi sono dimenticata pure di mangiare. Lui forse sa qualcosa, ma non riesce a comunicare bene, non riesce a parlare bene, quindi non mi sa dire dove è andata Martina. Però forse appena si sveglia potrei riprovare a parlare con lui. Ragazzi, se voi sapete qualcosa, per favore scrivetelo nei commenti. Va bene, lo lascio dormire. Vado di là, non mi devo fare prendere dall'ansia e dal panico, perché è solo peggio. Adesso vado fuori e la vado a cercare ancora. Starò anche tutta la vita a cercarla, ma la devo ritrovare. Ragazzi, vedo qualcuno. Ma chi è? Voglio uscire da qua. Chi sei? Cosa vuoi da me? Che cosa vuol dire che devo venire con te? Vuoi dire che io faccio? Vado con lei. Va bene, ci vado. Dove potrebbe essere andata? Allora, Martina è una bambina responsabile, ok, quello sì. Però in ogni caso ha fatto una cosa troppo, veramente, no, stavolta veramente, guardate ragazzi, non si fa. Allora, dove potrebbe essere andata? Datemi un'idea, dove potrebbe essere? Da qualche amica. Intanto abbiamo avvisato tutti gli amici, la polizia ha avvisato tutti. Dove potrebbe essere? Vabbè, comunque io devo anche avvisare i nonni di questa situazione, perché loro poverini non sanno niente. Comunque, ragazzi, allora, aspetto che si sveglia Leon, esco di casa e la vado a cercare. Cosa ho sbagliato? Ragazzi, ma perché fate queste cose? Perché non si fanno, ragazzi. Allora, mamma, ti stai
Calma, stai calma. Tu ritroverai Martina Missy, ok? Stai calma, tu ritroverai Martina Missy. 5 minuti dopo. Va bene, ragazzi, però prima di uscire, a questo punto avviso anche i nonni, ok? Devo trovare come dirgli che Martina Missy è scappata di casa perché ha scoperto tutto. Telefono a me. Pronto, nonna Claudia? Sì, ciao, sono mamma ti ovviamente, sì, stai tranquilla. Ti devo dire una cosa, però stai calma, per favore stai calma, ok? Allora, Martina è scappata di casa. Sì, come non la controllo? Certo che la controllo, mia figlia, ci mancherebbe. Senti, per favore non voglio litigare, ok? Ok, stai tranquilla perché la polizia la sta già cercando. C'è anche fuori papà Salvo che la sta cercando. Adesso vado fuori anch'io con Leon e la vado a cercare. Ok, cercatela anche voi ovunque, ovunque, ok? Ok, ogni dettaglio è importantissimo, va bene? Ok, state calmi, state tranquilli perché la ritroveremo. Martina è una bambina responsabile. Eh sì, è scappata e non è responsabile, lo so, è solo una bambina. Ha scoperto una cosa e sicuramente, ovviamente, ci è rimasta male e non ne ha parlato con me e ha pensato bene di scappare. Sì, va bene, io mi calmo, sì, ciao. Ragazzi, la situazione mi sta veramente sfuggendo di mano. È inutile che sto qui a piagnucolarmi. Mamma mia, poi dove sarà? Ha passato la notte fuori. No, vabbè, ragazzi, devo mantenere la mano. Aspettate, ho sentito un rumore, vediamo se è lei. Martina, sei tu? Martina? No. Nello stesso momento. Signora, e mi ha portato a casa sua, era molto gentile con me. Adesso lei vuole che io la seguo dall'altra parte della casa. Vuoi dirmi che faccio, la seguo? No, ragazzi, io non voglio stare qui a piagnucolarmi. Qui c'è la sua maglietta, tutta sporca di cioccolato. E io la rimproverò sempre quando si sporca di cioccolato, ma non lo farò più, non la rimproverò più, perché queste sono veramente cretinate. Queste sono cretinate. Adesso è successa una cosa veramente grave e importante. Io devo andare a ritrovare Martina. Basta, vado a prendere su Leon, lo sveglio e vado via fuori da questa casa a cercare mia figlia. 5 minuti dopo. Allora, Leon, adesso tu devi dirmi se sai qualcosa. Devi dirmi se sai dove è andata Martina. Ti ha detto qualcosa? Martina ti ha detto qualcosa? Ti ha detto dove andava? No, ragazzi, Leon non vuole parlare. Va bene, ok, ho capito. Andiamo. Allora, ragazzi, sono in macchina. Come vedete, davanti a noi c'è la polizia che sta cercando Martina Missy. Ragazzi, insieme a noi c'è anche papà Salvo che sta guidando. Ok, l'ho chiamato perché ovviamente io devo scendere spesso la macchina per controllare. E lì c'è anche la polizia che sta cercando Martina Missy. Ragazzi, ok, facciamo la strada insieme a loro e vediamo di ritrovarla in queste zone. Ragazzi, speriamo che la ritroviamo. Ma questo posto è davvero in Italia, guardate qua. Cuoricini, forse la signora mi darà da mangiare perché ho visto che è andata in cucina. La vado a seguire. Oh, cuoricini, ma questa casa sembra una casa abbandonata. Ma dove sarà andata la signora? Ecco, là c'è un terrazzo. Sarà andata proprio lì. Signora? Serve questo coso? Non credo che non sa camminare.
Ma che cos'è? Oh, che schifo! Ma guardate, poi ci sono tutte le piante morte! E poi è sporchissima, ma come tratta questa casa questa signora? Andiamo a cercare. Guardate, ma qua c'è un palloncino, che cosa serve? Ho fatto il compleanno, non lo so. O forse sarà stata una bambina che sarà qui prima di me. Ma lei non è la mia vera mamma, quindi non ci sto più con lei. Ma tra la mia tela, che schifo. Quando la mia tela è più e apriti. Ma poi il primo libro è tutto vuoto, è tutto un fido. Che schifo. Ho fame, voglio mangiare. Forse la camera da letto sarà andata là la signora. Vabbè, mi siedo. Ma dov'è la sedia? Qua. Aspetta, dov'è? Devo stare qua. Guarisci, sento la pulizia. Sicuramente sei la mamma di che mi starà cercando. E io non ci voglio andare da quella bugiarda, perché lei mi ha dato un sacco di bugie da piccola. Dice solo bugie! Non ci voglio andare da lei! Molte ore dopo. Ragazzi, stiamo cercando da qualche ora Martina e non la stiamo trovando da nessuna parte, ok? Allora, l'unico posto che ci rimane da guardare è il parco vicino a casa, dove spesso lei si va a rifugiare. Ragazzi, siamo veramente distrutti. Papà Salvo non ha parole, veramente. E tra poco torneremo a casa, ok? E riproveremo a contattare la polizia. Anzi, Papà Salvo, sai cosa facciamo? Passiamo direttamente dalla caserma. Passiamoci ora, ok? Ragazzi, passiamo dalla caserma e speriamo che qualcuno ci dia notizie. Ok, Papà Salvo, fermati qui che ci sono i carabinieri. Ok, io adesso scendo. Fermati qua. Ok ragazzi, sono qui ferma davanti ai carabinieri. Adesso scendo, entro e chiederò spiegazioni, ok? Chiederò se hanno notizie. Freddo, mi sta venendo pure la tosse qua.
mi sono infilata in un pasticcio, non dovevo scappare via di casa, però mamma ti è una bugiarda e mi ha fatto soffrire tanto. Dice che era mia madre, ma invece non lo era. Devo uscire subito da questa casa. Lasci la porta. Ma è chiusa a chiave. Cuccini, da sotto c'è un'altra stanza. Ora ci vado. Di fame, posso cucinare io qualcosa? Dove sono messe le cose, mi dica. Cosa? Non c'è niente da mangiare. Ma io sono una bambina, devo mangiare. Non so, ci sono dei marshmallow, delle caramelle. Oddio, qualcosa, ma che donut. Ok, va bene, oggi setteremo il pranzo. Io voglio tornare a casa. Un'ora dopo. Ok ragazzi, ok, adesso vi spiego tutto. Allora mamma, di cosa ti hanno detto? Papà Salvo, mi hanno detto che stanno continuando le ricerche, ok? Mi hanno detto che tra poco arriverà una poliziotta a casa nostra che sta seguendo il caso di Martina Missi e ci spiegherà tutto, ci darà notizie. Quindi adesso dobbiamo andare subito a casa perché sta per arrivare questa poliziotta che ci racconterà tutto, ok? Leon, stai tranquillo, adesso andiamo a casa. Ragazzi, andiamo, andiamo, sono troppo agitata e ansiosa di sapere quello che ci dirà questa poliziotta. Andiamo, andiamo, speriamo che ci dia delle buone notizie. Lasciate tanti like a questo video, magari potete aiutare così Martina a ritornare a casa. Un'ora dopo. Ragazzi, siamo tornati a casa, ok? Sono insieme a Papà Salvo e il piccolo Leon. Siamo qui a casa e stiamo aspettando finalmente che arrivi la poliziotta, ok? E che ci spieghi quello che sta succedendo. Papà Salvo, io vado un attimo su, ok? Sì. Devo un attimino sciacquarmi la faccia. Vabbè, sono molto provata, Papà Salvo. Papà Salvo, ce la dobbiamo fare. Ce la dobbiamo fare, ragazzi, ce la dobbiamo fare. Dobbiamo ritrovare Martina Missi. Vado sopra. Ragazzi, salgo sopra. Ragazzi, che situazione assurda. Ma dove si sarà andata a ficcare Martina? Ragazzi, questa casa è così vuota senza di lei. È così vuota. Entro dentro la sua stanza. È tutto al buio. La stanza è rimasta chiusa da ieri notte, da 2 giorni che la stanza è chiusa. Ragazzi, veramente è una cosa incredibile, ok? Se io non avessi fatto cadere quella lettera, tutto questo non sarebbe successo. E quindi adesso mi sento in colpa, ragazzi, mi sento in colpa. Perché dovevo stare molto attenta a conservare quella lettera. E invece è caduta, lei l'ha trovata, e invece di venire a parlare con me da sua madre, ok? No? Che cosa ha pensato bene di fare? Ha pensato bene di scappare! Ragazzi, io ho un nervoso addosso che non si può capire, un'ansia e una paura incredibile. Adesso provo ad affacciarmi dal balcone e vediamo se arriverà questa poliziotta, ok? Io sono qui in balcone che sto attendendo con ansia che arrivi questa poliziotta. Ragazzi, è una cosa incredibile, Ma poi che cosa si è portata via? Si è portata via? Sì, certo, manca lo zainetto, quello lì con la quale lei esce sempre per portarsi dentro le sue cosine, ok? Manca il suo zainetto, ovviamente avrà portato via qualche coperta sicuramente, ma io spero che almeno abbia mangiato, spero che stia bene. Ragazzi, qui non si vede nessuno. Ok, forse ho sentito qualcosa. Adesso scendo sotto. Ok, ragazzi. Papà Salvo, io ho sentito un rumore. Ho sentito una macchina, il rumore di una macchina.
Vedi se è per caso la poliziotta che stavamo aspettando. Allora, papà Salvo, devi vedere se è per caso. Sì, devi vedere. Se è per caso è arrivata questa poliziotta. Vai a vedere fuori, vai, perché ho sentito un rumore di una macchina da quella parte parcheggiare, ok? Vedi se ha parcheggiato lì, lì, dietro i cespugli. Ok, ok ragazzi, papà Salvo ha beccato la poliziotta che ha parcheggiato la macchina. Adesso entra e speriamo che ci dia delle ottime notizie. Ok, ok, sta per entrare ragazzi, sta per entrare. E vediamo se hanno notizie di Martina Missy. Ok, ok, sta parcheggiando e sta entrando. Ok, aspettiamo. Sì, sì, aspettiamo, aspettiamo. Ecco, la ragazza è arrivata. Prego, prego, si accomodi. A tutti. Prego signora poliziotta, si accomodi qui e ne parliamo meglio. Si accomodi, si accomodi. Papà Salvo, papà Salvo. Allora signora poliziotta, per favore mi dica tutto. Avete ritrovato Martina? Mi dia delle buone notizie, la prego. Siamo sulle tracce della ragazzina. Ok, quindi l'avete trovata. Allora, siamo sulle tracce della bambina perché c'è stato qualcuno che ha visto una donna portarsi una bambina piccola. E questa bambina piccola allora potrebbe essere Martina. Sì. Ci sono dei testimoni che dobbiamo interrogare. Ok signora poliziotta, la prego, dovete fare di tutto perché noi siamo veramente spaventati. Scusi un attimo, papà Salvo, ma dove sei finito? C'è la poliziotta. Ragazzi, papà Salvo è un attimo salito sopra, non so che cosa stia facendo, forse sta facendo nel frattempo altre telefonate sempre per ricercare Martina. Ok, signora poliziotta, ascolti, ma questa donna che si è portata via, questa bambina che potrebbe essere Martina, secondo lei è molto pericolosa questa donna? Signora, lei deve stare tranquilla, ci stiamo pensando, non si preoccupi. Non si preoccupi, ancora, la figlia è la mia, non si preoccupi. No, ragazzi, allora, va bene, ok, io devo andare a cercare Martina. No signora, lei deve stare tranquilla, deve stare qui e lasci stare il lavoro a noi. Lasci fare il lavoro a noi? Ma che cosa sta dicendo? Quella è mia figlia e io adesso la andrò a cercare. Voi mi dovete portare con voi dentro la macchina della polizia. Io devo stare con voi da adesso in poi perché sono 2 giorni che sto cercando mia figlia disperatamente. Quindi voi mi porterete insieme a voi. No signora, questo non può essere, non è fattibile. Lei non può venire con noi. E adesso devo andare. Mi raccomando, sia tranquilla. Faremo il possibile, la troveremo, non si preoccupi. Ma deve stare tranquilla. Capito? Altrimenti peggioriamo la situazione. Va bene, ok, sì, farò come dite voi. Resterò tranquilla qui ad aspettare che voi ritrovate mia figlia. Sì, va bene, sì, ok, sì. L'accompagno alla porta. Sì. Guarda, mio marito è sopra, comunque lasciamo perdere, sì, l'accompagno alla porta. Sì, grazie. Sì, sia tranquilla. Tranquilla. Sì, se no miglioravo la situazione. Ecco. Grazie. Buonasera. Tranquilla, voi spiegatemi come una madre fa a rimanere tranquilla, ok? Con una poliziotta che ti dice non si preoccupi, lei non può venire con noi, sei tranquilla, ok? Allora, non è per mancanza di fiducia nella polizia, ma è inaccettabile che una madre debba rimanere in casa, ok? Con la sola figlia di 6 anni che manca da 2 giorni da casa. Ok, io mi fido di loro, però mi fido ancora di più di me stessa. E io voglio andare di nuovo a cercarla, io non starò qui a casa. Io adesso accompagnerò Leon a casa dei nonni e gli dirò a papà Salvo di fare le valigie e di coricarci fuori nella macchina. Staremo, ok? Io starò anche 24 ore nella macchina a cercare Martina. Io tornerò qui a casa Missy con Martina Missy insieme a me, ok ragazzi? Quindi è una promessa per tutti, ritroverò Martina. E poi questa cosa di questa signora, chi potrebbe essere? E se fosse una persona che ha voluto rapire Martina? E se fosse... No, ok, mamma, non pensare cose strane, perché Martina se n'è andata via con i suoi piedini, ok? E poi Martina non andrebbe mai con persone che non conosce. Di questo ne sono sicura. Però devo capire, ok, e se ripercorro la strada, ok? La strada che abbiamo fatto prima, effettivamente potremmo ripercorrerla dall'altra parte. Va bene, vado a chiamare papà Salvo.
Papà Salvo! Papà Salvo! Papà Salvo, ma dove sei? Mi sono sentito. Ma come ti sei sentito? Ma... Allora, la poliziotta è stata qui. Scendiamo, andiamo a parlare. No, se n'è già andata. Ma come se n'è già andata? Ascoltami, non sapeva un bel niente. L'unica informazione che mi ha dato, sì. Ok? L'unica informazione che mi ha dato è questa, adesso te la dico. Che praticamente ci sono dei testimoni che hanno visto una signora alquanto particolare, alquanto ambigua, prendere per mano una bambina molto piccola che dalle caratteristiche potrebbe sembrare Martina Nissi, sì, e portarla via con sé. Ok? Va bene, però dai, ok, non ci preoccupiamo, in fondo è una signora, ok? Quindi se una signora magari ha trovato questa bambina da sola che vagava per strada e magari l'ha voluta portare con sé per metterla a riparo, sicuramente, sono sicura che a breve Martina telefonerà. Ok, magari questa signora la farà ragionare, le chiederà che cosa è successo. Martina darà il nostro numero di telefono e ci farà chiamare. Però noi adesso prendiamo le valigie, prendiamo qualche coperta, ci mettiamo in macchina e giriamo tutta la notte. Tutta la notte fino a quando non la troviamo, ok? Questi testimoni adesso andranno in caserma e racconteranno. Andiamo, forza. Noi andiamo a preparare le cose, vai. Ragazzi, ok. Ragazzi, iscrivetevi al canale se volete vedere come va a finire, ok? Noi prepariamo le valigie.